Ha avuto gran successo a Mosca un'insolita opera teatrale che ha come protagonisti due grandi personaggi della cultura italiana, Michelangelo e Giuseppe Verdi. Da Mosca, Giovanni Masotti. Fuori sulla Piazza Rossa, la magica in realtà del Festival della Luce. Dentro, nel Gran Palazzo del Cremlino, maxi teatro da 6.000 posti che per 30 anni ospitò i liturgici congressi dell'EPCUS, un visual show sul giudizio universale che ha accostato due icone della storia d'Italia, Michelangelo e Giuseppe Verdi, cui viene reso omaggio in vista del bicentenario della nascita nel 2013, operazione culturale spericolata e raffinata che a Mosca ha trionfato, autore dell'inedita drammaturgia in cui la verdiana messa da Requiem viene incarnata nelle immagini degli affreschi della Michelangiolesca Cappella Sistina, Paolo Micichè. Da sempre ho sentito una grande comunione fra questi due grandi artisti italiani, cioè Verdi e Michelangelo, che condividono molte cose assieme, pur essendo lontani di diversi secoli. Nel giorno del giudizio in scena al Cremlino, il regista ha cambiato la successione dei numeri musicali del Requiem, più spettacolo teatrale, meno liturgia. E con questo per stasera è tutto, il prossimo TG2 domani sabato alle ore 13. Grazie per essere stati con noi, buonanotte, arrivederci.